Davide Savarola. Gerardo è stato gentilissimo, ci ha portato un pezzo di prosciuttino che fa sempre bene, e da buon romano che è Omar, e guanciale per la carbonara amatriciana, quello che si vuole mangiare, quello ti che voglio bene. Una gricia. Sei stato un signore a prendere il tempo, andarmelo a comprare, a portarmelo, certo, qua, che immagino che avevi nella valigia tante cose e tante storie. Eh beh, sì, due cosine, dai, se entrano. Al di là di quando faccio il giocherellone, qui c'è Semira, poi la vedete, adesso abbiamo poca luce. Ciao. Queste sono cose che veramente apprezzo, mi fanno quasi delle volte commuovere, al di là del valore in sé, ma del sentire l'affetto, perché se lo fai è perché sì, magari hai visto i video, hai visto il tuo soggetto e hai detto è simpatico. Con i tuoi video ho convinto lei a venire a Sharm. Grazie, allora mo poi Semira ci dici come ti senti a Sharm. Allora, ragazzi, stiamo andando al duty free, voglio spiegarvi velocemente cos'è il duty free, poi sono curioso di sentire Samira cosa, come si trova in Egitto. Vi voglio spiegare al volo il duty free perché lo chiedo spesso, alcuni chiedono, dico portate il passaporto che andiamo a duty free, e magari c'è chi pensa che voglio prendere il passaporto per fare chissà che cosa. In Egitto ci sono gli alcolici egiziani, quindi Heineken e poi dei whisky e della roba che non si può bere assolutamente. Gli alcolici quelli importati come Jack Daniels, gin e quant'altro non li puoi comprare liberamente sul mercato, li puoi comprare solo qua. Ma devi avere il passaporto che sei arrivato da 48 ore, cioè loro sono appena arrivati, andiamo lì, ce lo vendono, altrimenti non vendono alcol. Quindi ti spiego questa cosa così sapete cos'è il duty free. Là, lì c'è Totti, no? Insomma, mi stavate dicendo, è la prima volta che siete venuti a Sharm. Eh sì, è la prima volta ed è stupenda, per quei due giorni già ci siamo innamorati. Guarda, la cosa che mi hai detto Gerardo che veramente mi ha fatto impressione è che tu hai fatto immersioni in Italia, hai fatto più di 100 immersioni, sì. Che cosa mi hai detto prima? In due immersioni qui ho visto più pesce che in 100 immersioni nel Mediterraneo, e, diciamo, ho detto no, domani voglio fare altre immersioni. Non ero venuto qui per fare le immersioni, ero venuto per rilassarmi, però è irresistibile. Samira, tu sai che molte donne spesso dicono che qua vengono aggredite, trattate male, parlano, dicono. Tu hai avuto problemi fino adesso? Giusto essere fissati molto. Questo sì, eh? Sì, almeno in albergo sì, e si vede che ti guardano proprio e ti fanno saltare fuori la fila. A me capito che tipo hanno fatto il saltafila, hanno servito prima me che altri, però tanto meglio. Anche io spesso ho sto problema che mi guardano, sì, mi guardano molto, mi fanno... Esatto. Però diciamo, al di là di quello... No, proprio tranquillo, almeno per me niente. Oh, vediamo. Senza prete, ecco le bretelline fine. E spero vada tutto bene, quindi. No, assolutamente. Adesso veramente il cavolo Nama si è svuotata con questo fatto della Russia, comunque. Io da una parte spero che sia un'opportunità, nel senso di cominciare a lavorare di più con la clientela europea. Infatti. Capito? 10 euro le sigarette. Ma sono vere o sono originali o sono cinesi? Va bene, grazie caro. Quelle non sembrano per niente originali, magari per sbaglio. Una volta lì ho preso una sola io. Come sì, stai, caro? Non so che l'ho visto, tu mi devi stare andando a cazzare. Ciao, caro, sta bene. Questo è il fratello del grande Alarino. Grazie, come stai, caro? Ciao. Posso guardare comunque? Eh? Guardare sigaretta. Grazie. Abbiamo tanti per la roba. Posso guardare? Grazie, grazie mille. Dai, reclama in... Vuoi che faccio la pubblicità? Vabbè. Ascolta, ecco, guarda, c'hai i dolci. Dopo ci vengo. Dopo ci vengo. Dopo. Grazie. Dopo ci vengo. Ehi. Ciao italiano. Sì. Come stai? Tu come stai? Tutto bene. Italia 1. Italia 1, sempre. Ce l'ho il Mario qua la prima. Allora, questa qui è la prima parte di Nama Bay. Io vi accompagno fino all'Hard Rock. Grazie. Poi voi potete anche proseguire e vedere se ve ne sono posti. L'Hard Rock si mangia bene, sono l'hamburger, sì. Carne americana. Mo, diciamo, di questi posti che vedete qua... Poi mi porti là. Sì. Perché qui... C'è l'entrogermine in borsa, in poche parole. No, ma no. Allora, guarda, quello... Ci ho avuto due ragazzi che oggi non sono andato in barca perché hanno avuto...
Però quello secondo me è anche un fatto di abituarsi. Sì, è un po' una cucina un po' diversa. Cioè, se sei che te vuole prendere, ti prende. Sì. Non è tanto un fatto di cibo avariato, capito? Tanta gente negli alberghi a 5 stelle che non mangia fuori. Ma infatti modo di cucina diverso, spezie diverse. Ma secondo me è proprio una cosa di flora batterica diversa. Sì, anche. Perché mi succedeva a me da ragazzino. Quando venivi qua. Esatto. Ma puntuale, eh. Ogni volta c'era il giorno del cagotto. Il giorno che stavi al cesto tutta la giornata. Ora presto, ragazzi. Però vedi, sti ragazzi ieri sono stati così, quindi quello ha fatto bene, diciamo, a portare dentro Germina, magari uno si prepara. Qui non è per l'anticicermina, qui è proprio perché magari ti dà, cioè, nel la senso. La spezza, la cosa, ma pure io a Roma se mangio un po' troppo piccante, poi. Quello lì è il masserin che ti ho detto, Gerardo. Questo qua. Sì, che c'è anche a Cernovecchia. Allora, diciamo che io, però forse sono prevenuto. Sì. Quello diciamo. È l'originale che conosco da 20 anni, da quando ero da ragazzino, mio padre. Però insomma, è la stessa. Ma allora, di dove era? Di qua al Shan? Del Cairo. Del Charmin fondamentalmente più di 30 anni fa non esisteva. Sì, infatti. Attenti poi quando comprate che. Io c'ho anche un negozio se volete venire a trovarmi, ma al di là di quello. C'ho un negozio che uso anche ufficio dove ho tutti i souvenir, però non quelli tipo cinesi che trovi qua in giro, li faccio dal Cairo, trovo tutti artisti che fanno roba fatta a mano di qualità. Però per esempio. Davanti a Sinai Gran Casino. Ieri siamo andati a mangiare assieme ai ragazzi. Ah, siete da Gaetano? Sì, bravo. Grandi, bravo. Ci ha suggerito una ragazza al Domino. No, si mangia bene. Gaetano c'era, l'avete incontrato? Sì, c'è venuto a prendere lui. Ma davvero? Sì. Che grande. È una persona squisita. Sì, no, infatti. Faccio assaggiare i fiori di zucca e i carciofi. Wow. Mi riporti a casa. Fiori di zucca e i carciofi. E questo, guardate che bella tartare di gamberi che hanno fatto per Guido. Adesso buon appetito ragazzi, ma soprattutto grazie. La compagnia, buon appetito. È fantastico. Un saluto a Gaetano se vedete. Senza, ora gli mandiamo un messaggio. Questo ragazzi è l'Hard Rock. Ragazzi, ho lasciato Gerardo alla sua serata. È stato veramente gentilissimo. Grazie ancora Gerardo. Ho comprato la bottiglia di Jack Daniels, vedete che ha questo adesivo che dice duty free. E loro hanno dato il passaporto. E è stato tutto molto semplice, quindi se vi serve il duty free sapete cos'è, ce n'è uno a Soho, uno a Natca e due a Nama Bay. Se ne scordo uno, scusate. A Sharm el Sheikh guarda che mai, questa realtà non stai a sognare, mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello e un beduino. A Sharm el Sheikh.